giorno. Siamo arrivati al quinto appuntamento delle lezioni di musica dall'archivio del Campus Internazionale di Musica e sono ospite, come sempre, dell'Istituto di Studi Musicali Goffredo Petrassi qui a Latina, gestito dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina. Il quinto e il sesto appuntamento, quindi questa lezione e la prossima, sono dedicate a un compositore che non ha avuto ruoli ufficiali nel Campus, non è stato presidente onorario, ma è stato un amico a lungo del Campus. E spiace anche molto usare il passato, cioè è stato, sto parlando di Ennio Morricone, spiace usare il passato perché Ennio Morricone ci ha lasciato non più di 6 mesi fa, cioè il 6 luglio di quest'anno. Questi due incontri gli sono un po' dovuti perché è stato a lungo e in molti modi amico del Campus, anche per la reverenza, se devo usare il termine più giusto, che Ennio Morricone ha sempre nutrito per Goffredo Petrassi, suo maestro, il maestro con cui si è diplomato al Conservatorio di Roma. E infatti da qui partiamo, cioè Ennio Morricone si diploma anche in tromba in realtà, oltre che in composizione, al Conservatorio di Roma, quindi ha una formazione, come dire, accademicamente assolutamente formata, una formazione totale in conservatorio, ma naturalmente il nome di Ennio Morricone nella coscienza collettiva richiama un'altra cosa, cioè richiama il suo essere stato, a mio parere, il più grande compositore di musica del film del secondo dopoguerra, forse anche qualcosa di più, ma limitiamoci al secondo dopoguerra, già illudo quello. Ma non solo, forse è meno noto che Ennio Morricone da giovanissimo, poco dopo i 20 anni, credo intorno ai 28-30 anni, ha incominciato a lavorare contemporaneamente, contestualmente alla sua attività di compositore, come diceva lui, di musica assoluta, intendendo la musica, diciamo, contemporanea, culta contemporanea da concerto, ha incominciato a lavorare anche sulla musica leggera. Il sound che abbiamo nelle orecchie della musica leggera italiana degli anni 60, sto parlando di canzoni famose come Sapore di sale, tanto per intenderne una, per dirne una, ma ce ne sono molte altre. Il sound della musica italiana degli anni 60 molto deve a Ennio Morricone per le sue strumentazioni delle canzoni, quindi non come autore, e quindi il suo nome non passa nell'ascolto di queste canzoni, ma passa il suono che ne ha dato ed è diventato un vero e proprio sound, qui bisogna usare il termine inglese, un sound di quegli anni. Questo doppio binario, cioè essere contestualmente un autore di una musica in cui lui credeva molto, il termine colta contemporanea è sempre un po' fastidioso, ma insomma, forse posso usare musica assoluta perché lui piaceva tanto, o musica da concerto. E contestualmente lavorare in un campo più, all'epoca anche piuttosto demonizzato, questo doppio binario ha contraddistinto interamente la sua vita. Qui devo incominciare a dire, ci saranno anche in questi due appuntamenti, come negli altri che abbiamo fatto, un certo numero anche di episodi personali che mi riguardano, non certo per parlare di me, ma per dire cose significative del compositore di cui sto parlando. Io conobbi Ennio Morricone nel 1984, in occasione di un festeggiamento di Goffredo Petrassi, degli 80 anni di Goffredo Petrassi. In quel caso, nel paese natale di Petrassi, cioè a Zagarolo, vennero fatte alcune giornate, ben non ricordo, alcune giornate di studi. Insomma, il centro della cosa era che vennero invitati due musicologi, uno giovane e uno meno giovane, e due compositori, uno giovane e uno meno giovane, che fossero stati o che fossero in relazione forte con Goffredo Petrassi. Io ebbi l'onore di avere il ruolo di compositore giovane, come nelle opere del melodramma italiano. Compositore meno giovane fu Ennio Morricone. Quando venne chiesto in quel convegno a Ennio Morricone di parlare del suo rapporto con Petrassi, mi impressionò molto, io ancora non lo conoscevo, non sapevo che questa era una specie di suo cruccio personale, esordì, parlò con una cosiddetta excusatio non petita, cioè la prima frase che disse del suo rapporto con Petrassi fu: un giorno chiesi a Goffredo Petrassi quale fosse il rischio peggiore per un compositore, e io nel mio cuore pensai, beh, un po' se l'è voluta, perché Goffredo Petrassi gli rispose: il rischio peggiore è, ricordo perfettamente, è la frase che riferì Morricone, il rischio peggiore è vendere l'anima al diavolo.
Per diavolo si intende dedicarsi a una musica più commerciale, appunto, alla musica da film, eccetera, eccetera. Bene, scopo di queste due emissioni, di questi due appuntamenti nostri, di queste due lezioni di musica, è in realtà fare una cosa che credo che negli ultimi anni Morricone avrebbe molto amato, cioè tendere la mano, far toccare questi due estremi apparentemente non conciliabili, cioè Morricone della musica assoluta e il Morricone della musica da film. Non ascolteremo canzoni strumentate da lui, ma musica da film sì, nel prossimo appuntamento, e mostrare come in realtà siano due facce dello stesso compositore, che non siano due cose così totalmente una contro l'altra. O meglio, Morricone per molti anni ha voluto lui stesso, parlo di anni in cui io, certo ero piccolo, lo posso sapere solo per racconti, Morricone in quegli anni voleva contrapporre le sue due facce, faceva una musica assoluta particolarmente dura, particolarmente tesa a dimostrare che l'altro era un'altra persona e naturalmente faceva in quegli anni la musica da film, quella che tutti conoscono, quella lì per un pugno di dollari, per dirne uno solo, cioè in pieni anni 60. Oggi quindi proponiamo in questo appuntamento due brani di Ennio Morricone, entrambi curiosamente del 2001 come data di composizione. Il primo è Metamorfosi di Violetta, ed è un brano per clarinetto e quartetto d'archi, ed è un brano del 2001, appunto. L'altro, ne parleremo dopo, il titolo è Immobile numero 2, ed è per armonica, bocca e 12 archi. Ne parleremo più tardi. Parliamo di Metamorfosi di Violetta. Che anno era il 2001? Beh, forse nella memoria di molti c'è cioè il fatto che nel 2001, venne particolarmente celebrato il centenario della morte di Giuseppe Verdi. In una certa situazione svoltasi a Cagliari, dovrei dire l'ennesimo, c'ero anch'io, diciamo, e quindi vi assistetti alla prima esecuzione di questo brano, e a ciascuno dei compositori invitati in quell'occasione a Cagliari era stato chiesto di scrivere un pezzo che in qualche modo facesse un riferimento a Giuseppe Verdi, a ciascuno a proprio modo. La cosa che mi colpì subito fu che tutti gli altri compositori, molto sinceramente anch'io, evitarono in ogni modo che si sentisse direttamente nel suono la relazione con Giuseppe Verdi. Insomma, ciascuno trovò il suo legame, ma ciascuno si rifiutò. Oppure, se qualcuno usò qualcosa di Verdi, ricordo che usò una citazione diretta, molto diretta per tutto il pezzo. Morricone, a mio parere, fece la cosa più affascinante e più, a mio parere, ebbe l'esito migliore di tutti. Cioè, che cosa prese? Adesso tra poco mi trasferisco lì al pianoforte e vi farò sentire qual è il materiale base che Ennio Morricone scelse per questo pezzo. Cioè, un materiale, già chiamarlo materiale, è un materiale tematico tra i più noti di Giuseppe Verdi. Proviamo ad andare direttamente al pianoforte con la partitura di Metamorfosi di Violetta e apriamola. Non dico nulla, ma credo che chiunque riconosca questa sequenza melodica. Nella realtà verdiana va avanti con una ripetizione e poi si slancia, eccetera, eccetera. E Amami Alfredo dalla Traviata, penso che sia nelle orecchie generali. Che cosa colpisce subito Ennio Morricone di questa? Perché sceglie questa linea? E cominciamo a creare i trait d'union tra Morricone da film e Morricone da concerto. Morricone ha sempre amato i materiali poveri, ha sempre amato prendere cellule motiviche oppure materiali, questo materiale è tematico, ma l'uso che ne fa non è tematico, semplici, fatti di poche note, ma fatti di poche note anche poco significative. Lui stesso, una volta io assistetti una volta a una sua lezione sulla sua musica da film, in cui mostrò che alcuni dei temi più noti, quelli che cantiamo tutti, sono fatti in realtà su microcellule musicali, due o tre note che poi vengono moltiplicate, e lui stesso li chiamava materiali, esattamente come succedeva poi, come succede nella musica cosiddetta assoluta. Cos'è che lo ha colpito di Amami Alfredo? Non ci si pensa, perché noi pensiamo a Violetta che canta il suo amore per Alfredo. È una scala, è semplicemente una scala, ed è una scala di La maggiore nella tonalità che usa Morricone, perché è una scala di La maggiore. Soltanto che manca una nota. Non è, la scala sarebbe.
questa sarebbe la scala. La, sol, fa, mi, re, non c'è il do diesis e ci siamo. Questa è la prima cosa che colpisce, la povertà del materiale, il fatto di essere una scala, cioè una scala discendente, il fatto di saltare un gradino, ma, ultima osservazione, il fatto di fermarsi sul bordo, qui parlo di Giuseppe Verdi, non di Ennio Morricone, sul bordo del risolvere dove deve, cioè sulla tonica, non fa così. E si fermerebbe, no. Verdi la usa rimbalzando. Questa ripetizione, ecco, l'altra caratteristica della musica sia assoluta sia da film di Ennio Morricone è l'aver giocato molte volte la carta della ripetitività. Attenzione, non vuol dire essere banalmente uno che ripete da capo a fondo le cose, ma giocare, fare in modo di ipnotizzare l'ascoltatore con ripetizioni che entrano nella memoria di tutti. E allora come è fatto questo pezzo? Allora, prima osservazione. Che cosa sta scritto? Questa è la pagina della partitura. Indicazioni. Le indicazioni, notavo che le indicazioni di partitura di Morricone sono come lui, cioè di pochissime parole, subito efficaci. Lui scrive qui sopra, tutti senza vibrare e il più piano possibile sempre. Ogni suono, prima di ogni pausa, va diminuito fino al nulla. A tutti, in più questo non è scritto, a tutti gli archi, scusate, al quartetto d'archi, chiede l'utilizzo della sordina. Quindi queste tre P che vedete in partitura, che indicano un pianissimissimissimo, diciamo, non compare altro segno dinamico, come si può vedere, non c'è nessun altro segno. Quindi è un brano da sussurrare, è un Verdi, in Verdi Amami o Freddo evidentemente è una sequenza accorata, piena di dolore, è una Violetta che grida il suo amore per Alfredo. L'eco, il fatto che sia un ricordo di Amami Alfredo, non è la melodia di Amami Alfredo, fa sì che tutto viene sussurrato in punta di piedi, esattamente come Morricone, che era una persona timida in realtà. In più, alla parte del clarinetto, in piccolo piccolo, c'è scritto aria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il suono del clarinetto dall'inizio alla fine deve essere, come dire, non u, ma pieno d'aria, cioè con un suono soffiato sempre, mescolandosi ancora di più agli archi. Una delle cose straordinarie dell'ascolto di Metamorfosi di Violetta è la difficoltà all'inizio di capire chi sta suonando, perché suonano tutti insieme all'unisono, che siano violini, viola, violoncello, clarinetto, tutti fanno così. E questa è un po' la storia del pezzo. Come è fatto questo pezzo? Verdi la ripete due volte. Lui la ripete la sequenza, è un po' difficile contarla esattamente. Nello strumento guida, adesso dirò perché dico strumento guida, se non mi sbaglio le ripetizioni sono 14, ma tra poco dirò perché è difficile capirlo esattamente. Io ho messo dei piccoli segni in matita che indicano il ritorno, cioè infatti comincia come l'ho suonata poco fa e qui si ricomincia da capo così. C'è però un'altra cosa particolare, che lui in mezzo mette una pausa e alla ripresa del tema non è sul battere della battuta, come qua, è da un'altra parte della battuta. Cosa vuol dire? Vuol dire che non accetta di Verdi il senso ritmico. Questo pam, 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 lo faccio velocemente, più lento di così. Quando riparte è sul quarto movimento di una battuta, cioè in levare. Perché? Perché la melodia di Verdi deve galleggiare nello spazio e nel suono, non deve essere detta, e soprattutto con molta, anche questo è un altro trade union formidabile con certa musica del film di Morricone, e farò un esempio diretto, è una musica che fatta di silenzio, causa le tre P, e che galleggia sul silenzio, galleggia sulle pause, ci sono pause dappertutto in realtà. Faccio una citazione cinematografica, chissà se Ennio sarebbe contento del fatto che faccio un ponte con la sua musica da film. Se pensate, non suonerò, ma se pensate a un meraviglioso tema di C'era una volta l'America, papi, papira, questo tema, quel tema è meraviglioso perché tra una frase e l'altra c'è sempre un silenzio. Se si provasse a suonarlo tutto attaccato è una frase abbastanza banale, ma il fatto che ogni frase galleggi nel silenzio dà questo senso di sospiro melodico. Come è fatto questo pezzo? Questo pezzo funziona così. Dopo le due ripetizioni uguali, ma ripeto sfasate rispetto alla la battuta a causa della pausa, alla prossima pausa incomincia il gioco di Metamorfosi. Cioè succede che non è più così, ma incomincia a essere che il La è qua,
ma il sol diesis è qua. E intanto fa due note, pausa, il fa diesis torna qua, ma il mi va qua, pausa, il re torna qua, e il si ritorna qua direttamente. Riassumendo, la sequenza diventa così. Cioè la disperde nel registro del pianoforte, questo è un piccolissimo passo per adesso. Quando si riparte, questa è la quarta edizione, come dice il mio numeretto in matita, si parte da qua, il La iniziale è andato a finire qua in alto. Ed è così. Si sparge sempre più nello spazio, come se veramente, come se questa violetta venisse gettata nell'aria. Ma fino a qua sono sempre tutti, come la partitura dice, tutti gli strumenti esattamente in sincrono, sempre nello stesso modo, sempre con più pause, eccetera. Alla sesta dizione c'è il passo dopo. Uno strumento, che è il clarinetto, si stacca, cioè incomincia insieme agli altri, ma mentre gli altri lasciano questo La e fanno questo sol diesis, il clarinetto tiene il La. Poi quando lui fa il sol diesis qua, gli altri fanno il fa diesis qua, eccetera, incomincia, come dire, a sfaldare, prima ha sfaldato il registro, adesso sfalda la sincronia degli strumenti, prima il clarinetto, all'addizione dopo è il secondo violino che prende il volo, diciamo, si stacca, ha una diversa distribuzione delle durate, poi all'ottava addizione si stacca la viola, poi si stacca il violoncello e a questo punto, siamo a battuta 28, tutti e cinque gli strumenti sono sfaldati. Quando lo sentiremo tra poco capirete che farete fatica a seguire la sequenza di Amami Alfredo, perché ormai ciascuno va per i fatti suoi, rimanendo pianissimo, ma a quel punto c'è l'evoluzione successiva. Morricone è molto attento a non fermare la musica. A questo punto il gioco sarebbe finito, ognuno è andato per i fatti suoi dal punto di vista temporale. Aggiunge una cosa, a uno gli strumenti, questo è il violoncello, si mettono a tremolare al ponticello, cioè facendo questo gioco con l'arco e dando quel suono magro che viene suonando vicino al ponticello. Qui lo fa il violoncello, qui lo fa il violino, il primo violino, ma il violoncello continua. Qui il secondo violino e qua la viola. A questo punto tutti e quattro gli archi fanno questo suono tremolato al ponticello magrissimo, che è l'ulteriore allontanamento, diventa un velo sonoro, semmai si sente un po' di più il clarinetto, perché lui invece ha il suono normale, ma ormai il registro è sbagliato, la sincronia è andata a farsi friggere. Tutto questo fino alla fine, con questo tremolo degli archi e il pianissimo del clarinetto, fino a quando, giunti alla fine, tutto, come dire, coagula. Tutto si ferma. Cosa succede? Succede che il clarinetto per primo ferma il suo La qua, il Fa diesis va qua al violoncello, il Mi va qua alla viola, il Re e il Si vanno qua insieme al primo violino e poi c'è un altro La. Perché non usa anche il Sol diesis, poverino? Questa nota. Perché evidentemente Morricone vuole finire in maniera molto eufonica, molto dolce, e con questo accordo. Che è una scala di La maggiore senza il settimo grado e senza il secondo grado, perché Verdi non l'ha usato in questo tema. E prende però questo accordo molto diatonico, questo sapore molto diatonico, su cui il pezzo si spegne. Adesso noi ascolteremo tutto Metamorfosi di Violetta e io semplicemente vi farò qualche micro commento, perché il pezzo è pianissimo, disturberei, indico il segno e i ritorni della sequenza. I primi sono evidenti, quelli dopo un po' meno. Ascoltiamo Metamorfosi di Violetta. Thank you.
Ora sentirete che il clarinetto tiene la nota mentre le altre cambiano. Ora si stacca il secondo violino. Ora si stacca anche la viola. Adesso sentirete, ve lo lascio sentire. Questo è il tremolo al ponticello del violoncello. Il primo violino tremola. Tremolano tutti. E quindi ora inevitabilmente sentiamo il clarinetto come diverso dagli altri. Ed ecco l'accordo finale, stabilizzato, sospensivo. Brano magico e ipnotico, grande omaggio alla tradizione, grande omaggio a Giuseppe Verdi, fatto in maniera come, così, come un eco, come un sogno. Passiamo direttamente al secondo dei due brani che presentiamo oggi. Il secondo brano è Immobile numero 2. Per armonica, bocca e 12 archi, diciamo subito che qui rientriamo a casa, e cioè che l'esecuzione, tra l'altro quella che proponiamo, ed esattamente l'esecuzione che proponiamo poi dopo dal vivo, insomma all'ascolto, è l'esecuzione che si svolse esattamente al Festival Pontino nel 2017. All'armonica bocca c'era Gianluca Littera e all'orchestra di Padova del Veneto diretta da Marco Angius. Quindi rientriamo tra gli atti di amicizia di Ennio Morricone per il campus e per il Festival Pontino con questa prima esecuzione. Già che ci sono state due prime esecuzioni di Morricone al campus, già al Festival Pontino, una nel 2004, una nel 2010, più un concerto monografico molto più indietro nel tempo, nel lontano 1989, quindi è un'amicizia di lunga data. Allora, subito, diremo, infatti sarò più breve qua, perché mi ritroverò a dire le stesse cose. Guarda caso, anche Immobile numero 2 è molto basato sulla circolarità degli elementi, sulla ripetizione e sui materiali poveri, però questo poi lo faremo al pianoforte. La prima cosa, se parliamo dell'armonica bocca, adesso Gianluca Littera è un grande virtuoso dell'armonica, ma se parliamo il nome Ennio Morricone armonica bocca, tutti noi andiamo con la mente a quel grande film di Sergio Leone che c'era una volta all'West, in cui l'armonica non è uno strumento della colonna sonora, l'armonica bocca è protagonista del film, perché è sempre nella bocca di Charles Bronson,
e alla fine, ed è nella sua bocca dall'inizio alla fine del film, e mai si capisce il perché, questo personaggio viene soprannominato armonica perché ce l'ha sempre in bocca, alla fine scopriremo una terribile verità di quell'armonica che gli venne messa in bocca da bambino per rendere più difficile il suo respiro e per fare in modo che involontariamente uccidesse prima il fratello che gli era stato messo sulle spalle col cappio al collo. Infatti, a questo si deve il suono che Morricone dà in quel film all'armonica a bocca. Adesso ascoltiamo soltanto meno di un minuto della colonna sonora di C'era una volta il West con l'armonica a bocca di cui parlavamo. Ascoltiamola. Anche in questo caso, tra l'altro, sentite come tutto era basato sulla ripetitività, cioè questo pam pa pa ra ti to ta ti to, e cominciano gli archi sempre sulle stesse tre note. La ripetitività è un'ossessione di Ennio Morricone, meravigliosamente usata nei film e anche nella musica che mostriamo adesso. Adesso vado al pianoforte con la partitura di Immobile numero 2 e vediamo che vari elementi saranno in comune. Primo elemento, l'intero pezzo è fatto di quattro note. E le note sono queste, La, Do diesis, Re, Mi bemolle. Un materiale volutamente, immagino, volutamente per forza, ma decisamente basato sulla dissonanza, da una parte, perché ho un piccolo cluster, Do diesis, Re, Mi bemolle, più un La, che da una parte fa l'occhiolino alla consonanza La, Do diesis, quindi se volete a un brandello di La maggiore, ma che però è negato dal fatto che all'esterno c'è il tritono La bemolle riempito in questo modo. Questo è l'intero materiale del brano. Ci sono soltanto queste quattro note. Con un pizzico di ironia, infatti, il titolo è Immobile numero 2, ma dovrei smentirlo perché il brano viceversa non è per niente immobile. Come è fatto questo brano? Entra il contrabbasso, come si vede dalla partitura, che fa un gioco ritmico, ritmico-timbrico, non so come dire, perché, come dice Ennio Morricone in partitura, la quarta corda, che dovrebbe essere un Mi, è abbassata al Mi bemolle, e fa due pizzicati così, anzi, scusatemi, così, e aggiunge un doppio armonico, e sono le quattro note, Mi bemolle, Do diesis per ottave, e poi gli armonici Re, La. Il contrabbasso implacabilmente per tutto il pezzo, per meglio dire fino a una certa cadenza dell'armonica a bocca, che però è quasi alla fine, cioè nell'ultima pagina di partitura, dopo ci arriviamo, ripete questa cellula, per la precisione la ripete 40 volte. Io ho diligentemente messo tutti i numeretti alle ripetizioni. Presumo, non lo posso sapere, Ennio Morricone giocava moltissimo con i numeri e con la numericità nei suoi brani e per quello che so io anche nella musica del film. 40 è una cifra estremamente biblica, se volete. I viaggi sono sempre di 40 giorni, 40 notti, eccetera, eccetera. Perché dico viaggio? Perché questo contrabbasso prende inevitabilmente, non posso dire involontariamente, io credo volontariamente, il sapore di un passo, perché sentirete sempre questo. Eccetera, 40 volte. Che è veramente come un passo, questo iniziare con i pizzicati, questo plum plum, lui scrive forte su questi pizzicati, si staglierà per tutto il pezzo in qualche modo, è come se qualcuno camminasse sui passi in questo modo, con questa cosa molto isoritmica. A poco entrano gli altri strumenti, in che modo? Così in partitura, cioè dal basso verso l'alto, proprio come se la partitura
E lo dico perché è un chiaro desiderio di disegno della partitura. Qua devo fare un piccolo riferimento. Nel 1998 ebbi la possibilità di far commissionare a Ennio Morricone un brano da una cosa nata a Milano che si chiama Laboratorio di Musica Contemporanea al Servizio della Liturgia. E il suo brano, che era per la comunio di quella messa, aveva delle pagine in cui la partitura, ma nessuno se ne accorgeva orecchio, lo si vedeva in partitura, era una croce, cioè gli strumenti suonavano qua, poi tutti suonavano qua e gli stessi continuavano qua, formando una croce. Quindi il disegno di partitura evidentemente gli interessa. Qua entrano i due violoncelli che fanno delle quattro note suddette, soltanto queste due note, il semitono do diesis re, lo fanno pianissimo alla tastiera, quindi con suono dolce, col diminuendo come volete, e se volete che parliamo di numeri, questo intervento avviene implacabilmente, ripetitivo, ogni 5 quarti. Siccome il violoncello torna ogni 8 quarti, vuol dire che non torna nello stesso punto, no? Sono come due cose che si ripetono, ma con un periodo differente, quindi sfasandosi, ma tanto sono sempre le stesse note. Non solo, aggiungo che, questo è un piccolo particolare che però che per chi si occupa di partiture balza all'occhio, questi violoncelli hanno un ciclo. La prima nota dura 5 crome, la seconda ne dura 6, la terza ne dura 4 e la quarta ne dura 7. Questo 5, 6, 4, 7, quindi 4 numeri diversi. La differenza è impercettibile all'ascolto. Si ripeterà per 14 volte nel corso del pezzo. Poi entrano le due viole. Poi entra il settimo violino, lui non fa entrare il primo violino che è più importante, gli interessa il disegno, quindi entra il settimo violino, poi il sesto, il quinto, il quarto, il terzo, il secondo e il primo. E cosa si ottiene? Si ottiene che a poco si utilizza tutto il registro degli strumenti d'archi, ciascuno con, adesso non scenderò in particolari per non essere troppo lungo, ciascuno fa cellule ripetitive, ma ognuno ha un suo metro differente, quindi si forma una ripetitività continuamente sfasata su cui si appoggia l'armonica bocca, che fa una sorta di immensa cadenza, se volete, perché? Perché sembra un'improvvisazione scritta, sempre solo su queste quattro note, ma con una particolarità, compiendo cioè un intero percorso di registro, perché inizia dal suo registro più grave, da queste tre note, che erano le più acute del contrabbasso di prima, e a poco, arriva fino alla più acuta possibile, che è questo là. Quindi, immobile sì, ma non troppo immobile questo brano, perché è un'evoluzione continua per accumulazione di strumenti e accumulazione di ripetitività sfasate, e l'armonica di fatto con la sua improvvisazione guadagna registro fino alla fine. Qua, giunti all'ultima pagina, Morricone ferma tutto con corona e dice: un minuto di improvvisazione libera, lo dico perché oggettivamente l'improvvisazione Gianluca Littera dura ben di più di un minuto, dopodiché c'è solo una coda con questi quattro suoni resi accordo e con l'armonica che rimane nella regione acuta. Tutto questo praticamente sempre nel pianissimo, salvo quel contrabbasso. Ascoltiamolo. I due violoncelli, l'armonica, sono entrate le viole.
esecuzione dal vivo possono esserci rumori esterni, come tutti sappiamo. Sentite che l'armonica a poco nell'acuto. Ancora tre violini non sono entrati. Anche il secondo violino. Visto che l'ho scritto, vi dico che l'ultimo violino a entrare entra battuta dopo battuta 50, cioè esattamente nel punto di sezione aurea delle 80 battute totali di tutta la parte prima della cadenza. A proposito di uso dei numeri. Ma gli archi sono note acutissime anche. Ecco, qui si tocca la nota più acuta dell'armonica. Questa è la 40ª ripetizione del contrabbasso, c'è l'unica pausa all'80ª battuta. Questa specie di coda. Che porta alla cadenza di armonica.
È da notare che per coerenza anche la cadenza improvvisata è sulle stesse quattro note comunque. Bene, e al prossimo appuntamento passeremo al Morricone da film, secondo un'accezione per cui lo scoprirete non diversissimo da questo. Grazie. Dal vivo possono esserci rumori esterni, come tutti sappiamo.